Dunque, altre condizioni per lo sviluppo della concorrenza e torniamo in Italia. Maggior disponibilità di gas attraverso la differenziazione delle fonti e la realizzazione di infrastrutture svincolate dall'operatore dominante. Progressiva integrazione col mercato europeo con flussi bidirezionali e regole armonizzate. Sull'armonizzazione ho detto, è possibile immaginare che questo paese, in una prospettiva strategica, possa diventare davvero l'hub del gas. E allora se ci sono dei flussi che arrivano solo sul territorio nostro domestico, si potrebbe anche immaginare che ci possano essere in futuro dei flussi che attraversano il nostro paese, che vanno anche verso il nord, non solo dal nord scendono al sud, e rispetto ai quali magari le operazioni di spillamento possono essere delle situazioni di maggiore interesse competitivo per il nostro paese. In questo senso ricordo anche la graduale trasformazione del punto di scambio virtuale che opera già dall'ottobre del 2003 in senso borsistico, e per la realizzazione della borsa del gas sono state già fissate, delibera di questo fine febbraio, quattro principali fasi, delibera dell'autorità di questo fine febbraio. La prima è costituita dalle nuove regole fissate per rendere il sistema di transazioni secondarie più ampio e flessibile, consentendo che cessioni e scambi possano avvenire nello stesso giorno in cui si manifesta la necessità di acquisire e cedere partite di gas. Fino ad ora ciò era possibile con prenotazioni, però con 24 ore di anticipo. Contemporaneamente sono state regolate le cessioni e gli scambi di capacità di trasporto presso i punti di entrata della rete nazionale per periodi minimi di un giorno. Attualmente era possibile solo mensilmente. Con ciò si è garantita anche la coincidenza temporale dell'attivazione sia delle cessioni e scambi di gas, sia della relativa capacità di trasporto. La seconda fase per la realizzazione della borsa prevede l'introduzione di contratti standard che definiranno tutte le clausole generali di compravendita, rimanendo alle controparti ovviamente la definizione del prezzo. Questi contratti, che saranno predisposti dall'autorità, faciliteranno gli scambi e le cessioni e forniranno certamente maggiori garanzie agli operatori che vorranno adottarli, in particolare quelli piccoli. La terza fase prevede la realizzazione del mercato giornaliero del bilanciamento, che permetterà agli operatori di acquistare e vendere gas e capacità di trasporto, superando il sistema di penali previsto per gli sforamenti delle capacità. Il mercato del gas è infatti in questo momento, certamente lo si sa, particolarmente sensibile alle fluttuazioni stagionali e climatiche, e certo non è questa una situazione assai agevole per gli operatori nel momento in cui devono fare le previsioni. Ecco, sui provvedimenti per la seconda e terza fase l'autorità ha già avviato la consultazione. La fase finale di questo processo, anche su indicazione degli operatori, dovrà essere graduale e basato sull'esperienza che maturerà con l'attuazione dell'ultimo provvedimento e dei due successivi. Porterà alla realizzazione di un mercato centralizzato, basato non più su prezzi concordati bilateralmente dagli operatori, ma su di un prezzo ufficiale di riferimento che si formerà nell'ambito della borsa. Quindi un sistema automatico di mercato, d'incrocio tra domanda e offerta, gestito in modo assolutamente indipendente. Sintesi, obiettivi a breve e medio termine. Distribuzione per l'autorità. Distribuzione, completamento del quadro regolatorio e avvio del nuovo periodo di regolazione. Ci siamo. Quindi emanazione di codice di rete e consultazione delle tariffe. Ci siamo. Trasporto in anticipo sulla scadenza, consultazione sulle nuove tariffe, promozione delle iniziative del Council dei regolatori di cui dicevo prima a livello europeo per l'armonizzazione della regolazione tarifaria a livello comunitario. È un chiodo fisso. GNL in anticipo rispetto alla scadenza, consultazione su nuove tariffe, nuove regole d'accesso, mi riferisco in particolare al 20% residuale sull'80% d'accesso garantito, stoccaggio, regole d'accesso e iniziative a livello comunitario ancora per sempre le armonizzazioni in questione. Per quanto riguarda la vendita ai clienti finali,
verifiche intense, attraverso opportune indagini tra i consumatori del grado di concorrenza. Non è un segreto, indagine conoscitiva congiunta, autorità dell'energia e antitrust in corso. Eventuale rimozione degli obblighi ai venditori di offrire condizioni economiche fissate da autorità, regole di switching e condotta di codice commerciale. Un quadro certamente assai sintetico in queste battute finali, ma certamente di fronte ad operatori e a persone che si occupano del settore apparirà, credo, sufficientemente chiaro l'indirizzo operativo. Prima di concludere, sempre uno sguardo anche al di là dei nostri confini domestici, perché a mio avviso parlare di gas e di sistema Gas Italia, come accennavo prima, significa avere una visione assai più vasta del territorio nazionale domestico. Mi riferisco in particolare al sud-est Europa, l'area dei Balcani, con le opportunità di sviluppo infrastrutturale che essa consente e consentirebbe nei riguardi dei grandi centri di provenienza, delle grandi sorgenti, vale a dire medio orientali, area caspiana e via dicendo, il bacino del Mediterraneo, progetti ce n'è, rapporti ci sono, iniziative per mercati unici e dell'elettricità e del gas nel settore Maghreb, Macresce e compagnia cantante ci sono. Credo che l'Italia, il nostro paese, debba assumere una capacità da protagonista in queste zone e credo che il Ministero delle Attività Produttive, durante la presidenza del semestre italiano, abbia ottenuto un risultato assai significativo nell'avere in Italia un centro di coordinamento dei futuri progetti e finanziamenti. Io mi auguro davvero che questo diventi un elemento assai efficace anche e proprio per il settore del gas. Ripeto, di progetti ce ne tanti, siamo in concorrenza con paesi dell'Europa centrale e dei Balcani per direttrici che potrebbero fare il bypass dell'Italia, siamo in concorrenza su direttrici magrebino-iberiche per quanto riguarda le penetrazioni all'interno del continente europeo, dobbiamo muoverci. Ecco perché ritengo che il risultato ottenuto durante il semestre italiano sotto questo aspetto sia davvero molto commendevole.